Allora Emanuele, altra grande partita, ti è mancato solo il gol, peccato se tua madre l'avesse fatto con 5 cm in più. Il pallone non l'avresti mancato. No, mi è capito tutto contro in quell'occasione. La palla che va in avanti, mi è ritornata dietro, ho preso l'unica zona che stava nell'aria, non ci potevo credere, però in passato sono successe tanti così, non c'ho questo vizio da gol. Ma è quello che mi preme di dire era la vittoria, era fondamentale per noi, dobbiamo continuare su questa striscia, ci siamo riusciti contro un buon Pisa, dobbiamo continuare così. A livello di prestazione sono contento, le cose stanno andando meglio, pure oggi abbiamo preso il culo per la seconda volta, siamo sul pezzo, stiamo veramente bene. Dai Cinci, ci racconti il primo gol. Primo gol? L'arcano mistero. Chi è? Tu il gol? Il gol è tuo. Cosa avete scritto? Noi abbiamo visto dentro una deviazione di un difensore di sangue. Dai, io l'ho indirizzato, così me la prendo. Se no non lo faccio mai praticamente. Non l'hai visto? No, praticamente niente, è stato un cross, la calcio d'angolo, uno schema, attacco al 5 verso l'avversario, sono trovato in anticipo sul primo palo, l'ho spizzata e verso il secondo palo e il difensore avversario ci ha pensato bene. Di che stessa certo, però infatti cioè, stava entrando, lui la, giustamente l'ha prolungato in porta. Ma stava entrando. Ma stava entrando. Senti, invece per quanto riguarda la partita, quindi nel primo tempo avete avuto delle difficoltà, invece poi nella ripresa siete venuti fuori, anche il mister l'ha detto, siete venuti fuori molto meglio. A livello di possesso palla, di occasioni da gol, che difficoltà avete incontrato nel primo tempo, anche se non avete concesso nulla alla presa, però che difficoltà hai, invece cosa è cambiato nella ripresa? Vabbè, voglio dire, nel primo tempo sì, non abbiamo concesso nulla, però comunque la squadra è ben organizzata, la Pisa si è messa bene in campo, comunque ci attaccava, ci pressava in tutte le zone del campo, quindi non è comunque facile uscire pressing, quindi magari abbiamo mancato gli ultimi 20-25 metri che a volte riusciamo benissimo a ribaltare da una parte all'altra, poi magari ci manca quel spunto vincente magari, però l'ho evidenziato anche mister Imbriani infatti. Sì, però comunque c'è sempre da migliorare anche in quella occasione. In una fase di interruzione del gioco abbiamo visto che hai richiamato a muso duro Cia. Cosa era successo? E anche no. Giovanni la camera aggiungo, tutti e due l'avete richiamato. No, la camera dopo ha fatto da pacese, No, vabbè, ma no, lei... ma comunque. Sentiamo, sì, no, io volevo di parlare un po' troppo irruento, quindi sì. No, niente, vabbè, ma capita, perché comunque nel momento di tensione, nei momenti di magari difficoltà, era magari quel metà del primo tempo che magari ci hanno un po' schiacciato verso la nostra area, allora magari ho detto di tenere a pari e respirare un attimo, perché magari pur facendo magari il nostro possesso, poi una volta ti ribaltano la situazione vai in affanno, quindi quello quegli attimi di panico che c'era un po' di stress. Ah, quindi avete chiesto di tenere di più la palla, diciamo. Sì, in quel senso. Però c'è da dire che comunque Cia, Montini, Pintore hanno fatto una partita stratosferica a livello difensivo, seguivano loro i terzini fino alla bandierina nostra. Stesso Montini che pressava il centrocampista avversario, quindi c'è solo da fare i complimenti. Quindi quell'indicazione è servita. Ok. Capitano, ma alle tue spalle c'è la classifica. Aspetto qualche settimana fa è cambiata. Ma non lo guardo, vedete la verità, non ho mai guardato perché noi dobbiamo guardare partita dopo partita. Due settimane fa ci davano tutti dei brocchi, scusate il termine, la verità. Tutti ci davano contro, tutti. Anzi, non mi dedico a questa vittoria, penso anche a tutta la squadra, non glielo ho detto, non mi scordo io, ai mister, che sono stati soprattutto Imbriani, un mesetto proprio che stava nero per lui. Lui è un benevento doc. Vedevo che stava soffrendo, però voleva giocare pure lui, in mezzo al campo. Poi ho detto, guarda, non ce la fai, però ci vai dando una grossa mano a livello di incoraggiamento, perché lui ci diceva, guarda, ci dobbiamo stringere da soli. È che veramente è stato un periodo brutto per tutti, soprattutto per lui è un benevento, soffriva più di tanti. Questa vittoria la dedico a lui. Tutto
per nome di tutta la squadra, per i ragazzi sono d'accordo. Anche Martinez, che vedevo pure domenica scorsa, la prima esperienza che stanno facendo a Benevento, penso che stanno facendo una grande. Sono subentrati che noi stavamo in zona di recessione quasi. E non era facile, anzi, stanno facendo un miracolo, penso. Perché non era facile, perché la pressione, loro sono giovani, noi non eravamo abituati nemmeno a lottare nelle zone basse. Adesso è facile guardare alle spalle questa classifica. Ma io devo pensare al Taranto e partiamo con la partita. Ripartiamo la domanda, non guardi la classifica, però guarderai, cioè, certamente guardate il calendario e quindi la prossima giornata, dove voi giocate contro il Taranto e Carpi e Sorrento tra loro giocano. Non lo sapevo questo. Ma guarda un po'. Io so solo che gioco contro il Taranto venerdì sera, poi del resto della verità, ma non è. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, il nostro obiettivo è quello là. Vabbè. Dobbiamo fare i punti. Ci crediamo, dai. No, guarda, non sono. Non mi piace fare i calcoli, la verità. Okay. Mi piace solo guardare partita dopo partita. Comunque, grazie. Grazie Davide. Ma guarda, è una partita. Una partita difficile, soprattutto per voi anziani, per virgolette, perché a Taranto venerdì sera sicuramente ci sarà un ambiente caldino, visto anche l'andata, quindi. Soprattutto per i più giovani, per qualche scatto così ira, d'impeto, bisognerà tenere i nervi a posto. Sì, sì, sarà una partita dura sotto questo punto di vista, però noi se giochiamo da Benevento possiamo dire la nostra. Loro è una buona squadra, noi stiamo attraversando un buon momento, dobbiamo stare solo tranquilli, dobbiamo lavorare come stiamo facendo, con questa tranquillità. Che ci stanno trasmettendo tutti, penso Imbriani, Martinez, dobbiamo stare solo tranquilli. Grazie.